Noi siamo gli alunni della prima, seconda e terza M di Radicondoli della scuola della Nordfol di Cambio. E, oggi faremo un progetto che si chiama Scramble for Wealth and Power, che parla della consapevolezza sui diritti umani e valori democratici dell'Unione Europea. L'attività che svolgerete oggi è suddivisa in tre parti. Una prima parte che prevede un gioco cui sarete collocati in un cerchio. Al centro del cerchio ci saranno delle monete. L'obiettivo è raccogliere più monetine possibili. È quella su cui ci concentreremo di più, perché è lì che rappresenteremo, diciamo metaforicamente, ciò che avviene poi a livello mondiale. Soltanto che non tutti avrete la stessa possibilità, perché alcuni di voi avranno degli impedimenti. Rappresenteremo a livello metaforico quello che avviene nel mondo, dove alcuni paesi non hanno alcun tipo di impedimento o di ostacolo nel raggiungimento della ricchezza o del potere, mentre altri invece hanno più difficoltà a raggiungere questo obiettivo. Nella seconda parte invece ci sarà la conta delle monete raccolte da ognuno di voi e potrà avvenire la cosiddetta donazione, cioè chi avrà raccolto più monete può decidere o scegliere, ma non è obbligato, a donare monete a chi ne ha di meno. Ora è arrivato il momento di scegliere, in base alle monete che ognuno di voi ha, se donare qualche moneta a chi ne ha di meno. Avete una ventina di secondi per pensare, dopodiché alzate la mano e mi dite cosa avete deciso. Voglio donare a Christian Bimbi, perché lui ha avuto meno fortuna di me, è più povero e vorrei fare questo gesto per un po' riconoscere questa cosa. Vorrei donare a Marcia perché non ha abbastanza monete. Nella terza parte sarete divisi in tre gruppi. Chi ha raccolto da sé più monete sarà nel gruppo che ha maggiore potere e ricchezza, e così via. Chi ne ha 3-5 sarà nel gruppo di mezzo, chi ne ha 2 o meno di 2 sarà nel gruppo quello dei più poveri. Ci saranno 3 persone invece che non parteciperanno direttamente all'attività, sono i cosiddetti migranti, che subentreranno nella terza fase, quella appunto della divisione in gruppi. Dovete ideare un piano che permetta a tutta l'umanità di togliere questa disuguaglianza, di togliere il problema appunto della fame nel mondo, dei ricchi e dei poveri. Ogni gruppo ha a disposizione un capitale e deve cercare di trovare delle soluzioni per abbassare questa disuguaglianza nel mondo. Avete 5 minuti di tempo per elaborare delle idee, dopodiché un portavoce
verrà a raccontare cosa è venuto fuori dal gruppo. Sono nella classe dei poveri, super poveri. Abbiamo sommato innanzitutto le monete di tutti e viene 112, e in più l'abbiamo divisi per quanti siamo oggi, quindi 14, e viene 8, quindi 8 monete per uno. E saremmo, se ci fossero sempre le classi sociali, saremmo tutti in questa classe, però visto che nessuno ha più monete degli altri e meno monete degli altri, siamo tutti allo stesso pari e quindi non c'è disuguaglianze. Sono Simone e faccio parte della classe delle persone normali. Allora, noi come progetto di uguaglianza vogliamo donare soldi alle persone che hanno più di bisogno, di modo che loro possano vivere una vita, diciamo, normale, senza differenze. Ciò che avevamo pensato noi ricchi è quello di far lavorare i poveri per noi con uno stipendio, quindi noi gli daremo tipo, facciamo 2 monete e loro in cambio ce ne danno una, e quindi così così si arricchiscono. Alla fine se il loro stato si sarà arricchito abbastanza, gli chiederemo un debito per il lavoro che gli abbiamo offerto, diciamo. Intanto però loro avranno sempre un piccolo guadagno che hanno accumulato nel tempo. A cosa è servito tutto questo gioco, che in realtà poi era un'attività molto più seria? È servito a voi per prendere, dovrebbe servire a voi per prendere consapevolezza di quante problematiche ci siano dietro alle ingiustizie che ci sono nel mondo e di quanto invece ad ognuno di voi, ad ognuno di tutte le persone che vivono su questa terra, spettino dei diritti civili, dei diritti di uguaglianza, dei diritti che spesso sono calpestati e non sono rispettati, perché non a tutti è data la stessa possibilità come è data a noi. Non tutti possono studiare, non tutti hanno l'accesso al cibo, alle risorse alimentari per vivere una vita base, normale, come l'avete definita anche voi, una vita normale. Non tutte le popolazioni mondiali hanno queste possibilità. Ecco a che cosa serve questa attività: a fare in modo che voi mettiate più attenzione da qui in avanti, nella vostra anche vita adulta, al fatto che questi diritti spesso sono negati, e a lavorare in futuro, un giorno, perché questi diritti invece piano piano vengano riconosciuti a tutti.